di 118.000 toscani hanno partecipato alle primarie del PD, in alcuni casi del centro-sinistra, per la scelta dei candidati a sindaco in 64 comuni. Un'affluenza ben oltre le aspettative, visto che il Partito Democratico aveva fissato la soglia di successo in 80-90.000 votanti e che lo scorso 8 dicembre, alle primarie che consegnarono la segreteria nazionale del PD a Matteo Renzi, andarono a votare 111.401 persone. In provincia di Firenze, a Pontassieve, paese in cui vive il premier Matteo Renzi, la sfida simbolo delle primarie toscane se l'è aggiudicata la cuperliana Monica Marini, assessore uscente della giunta Mairaghi, che ha battuto per 13 voti su 4.040 Samuele Fabbrini, ultrarenziano ed ex compagno scout del premier, che però non è andato a votare alla Casa del Popolo di via Montanelli. A Scandicci, comune più grande della provincia di Firenze, la spunta il 41enne Sandro Fallani, con uno scarto di 49 voti sull'assessore provinciale Marco Gammannossi. A Fiesole vince il cuperliano Andrea Cammelli, che batte il renziano Alessandro Casali. A Bagnaripoli, vice sindaco Francesco Casini vince la battaglia tra renziani. Nonostante il calo dell'affluenza registrato in alcuni comuni dell'Empolese Valdelsa, come Empoli, che ha registrato un calo del 50% rispetto alle primarie dell'8 dicembre, sono stati quasi 20.000 i votanti delle primarie per i sindaci negli 8 comuni del circondario. A Vinci, dove l'ex sindaco è niente di meno che Dario Parrini, parlamentare e segretario regionale del PD, vince Giuseppe Torchia. A Empoli vince la favorita Brenda Barnini con il 62% dei voti contro Filippo Torrigiani. A Fucecchio sarà ballottaggio tra Alessandro Spinelli con il 46%, assessore della giunta uscente, e Silvia Melani con il 30%, consigliere provinciale. Il ballottaggio si svolgerà domenica prossima. A Montelupo, dopo uno scrutinio contestato e il riconteggio, Simone Terreni, per 34 voti, batte Giacomo Tizzanini, salvo ricorso. Nella provincia di Prato, a Vaiano, vince Primo Bosi con 971 voti contro i 230 per Leonardo Angeletti. Nella provincia di Pistoia, a Pesce, Oreste Giurlani, con il 65,7% dei voti, batte Andrea Giuntoli.